Ciao, se ancora non mi conosci, io sono Matteo, trader indipendente, ex programmatore informatico e fondatore di spaghettiforex.com. Qui si parla di trading online ed iniziamo con questo video una nuova serie intitolata Domande e risposte. In questa serie di video daremo le risposte a tutte le domande che ci saranno inviate direttamente dall'apposita sezione del sito web di Spaghetti Forex. Quindi, se hai una domanda e vuoi ricevere una risposta con esempi pratici ed approfondimenti, essendo anche citato ovviamente come autore della domanda stessa, il nostro sito web è il posto giusto per te. Vai subito a visitarlo e niente, aspetto le domande di tutti. Detto questo, ci sposteremo direttamente al PC per rispondere a 5 domande. Infatti, ogni video di questa serie conterrà 5 risposte a 5 differenti domande ricevute, sempre, ripeto, dal sito web. Se vuoi sapere a quali domande daremo le risposte in questo video, ho scritto tutto in descrizione, così potrai magari saltare direttamente alla domanda di cui ti interessa sapere la risposta. Quindi adesso, senza perdere altro tempo, vai con le risposte direttamente al PC. Eccoci qua, pronti con le domande. Allora, Daniele Occulto, la prima domanda: come funziona la copertura con le correlazioni? Si utilizza al posto dello stop loss? Daniele, allora sì e no, nel senso che ovviamente se apro un'operazione a copertura, praticamente potrei anche andare a come dire frizzare, no, le perdite, perché se io aprissi un'operazione sullo stesso cross contraria a parità di lotti, ovviamente nel momento in cui si sposta da una parte o dall'altra, un'operazione va in guadagno, quell'altra intanto va in perdita della stessa quantità di denaro, e quindi si azzerano. Stessa cosa accade se si apre su una un cross di valute correlato inversamente, o uguale, però con l'operazione contraria è uguale. È un argomento molto 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 complicato, può essere anche molto 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 interessante, perché apre un mondo soprattutto nella gestione delle operazioni, però è un'arma a doppio taglio micidiale, nel senso che manualmente lo sconsiglio molto vivamente, soprattutto se si opera time frame bassi, piccoli come quelli che usiamo noi. Insomma, lo vedremo più avanti nel dettaglio. Intanto ti lascio il link al video dove spieghiamo le correlazioni, come misurarle e anche a cosa possono servire, accennando anche alle operazioni in copertura o anche comunque alle valutazioni prima di aprire una seconda operazione su un altro cross di valute. Un consiglio: dacci un occhio se te lo sei perso. Bene, prossima domanda subito a raffica. Alessandro Gelli: ciao ragazzi, mi piacerebbe sapere come si parzializza il profitto in MT4, cioè come si chiude una parte di profitto e si fa continuare la posizione aperta. Grazie in anticipo. Ciao Alessandro, molto semplice. C'è chi dice che qui siamo su MetaTrader 4, euro, dollaro, H4, un conto demo, come puoi vedere. È molto semplice. C'è chi dice, dicevo, che MetaTrader 4 non è per nulla intuitivo, secondo me forse perché lo uso da una vita, però non mi sembra così difficile. Comunque si fa nuovo ordine per aprire un ordine. Adesso noi facciamo un esempio, apriamo 0,5 lotti, vediamo, per esempio, ok, vedi che qui ti apre posizione sell da 0,5 su euro dollaro, perfetto. Se vuoi parzializzare, facciamo un esempio, adesso ovviamente è fermo qui, facciamo un esempio che noi volessimo chiudere, diciamo, 0,3 lotti su 0,5 totali aperti, fai doppio clic sui lotti,
qui nel terminale, modifichi qui, metti quello che vuoi chiudere, diciamo che noi volessimo chiudere 0,3, e poi fai chiudi, vedi, te lo dice da qua, chiusura sell 0,3 su euro dollaro. Ok, io chiudo cliccando qui, lui me la chiude, e qui rimangono aperti i restanti 0,2 lotti, ok? E lui prosegue andando avanti con questa. Ovviamente, se vuoi chiudere tutto, clicchi sulla X, è uguale. È la stessa schermata del fare il doppio clic qua. Clicchi sulla X, te li dà già tutti, e clicchi qui direttamente. Spero che sia tutto chiaro. Rifacciamo per vedere un altro esempio. Nuovo ordine. Apriamo, non so, un lotto a caso. Compriamo stavolta, ok, ce l'ha aperto, ce l'abbiamo qua, un bel lottino su euro dollaro in buy. Facciamo così, stavolta è uguale, per far vedere che è uguale anche. Io voglio chiudere 0,6 lotti, punto qui, mai la virgola, sempre il punto. Chiusura 0,6 lotti su euro dollaro. Perfetto, rimane aperto un 0,4 che va. Ok, e adesso lo chiudo tutto, molto semplice. Bene, altra domanda. Mauro Meloni, buongiorno, riguardo la strategia scalping un minuto con tre medie mobili, siccome uso un'altra piattaforma, noi abbiamo cambiato un po' la domanda perché faceva il nome della piattaforma, noi usiamo solo MetaTrader 4, quindi come piattaforma per andare al mercato, ci perdonerai Mauro, e lo stocastico RSI è diverso, in alternativa potrei usare lo stocastico normale o un indicatore simile? Grazie mille. Allora Mauro, no, nel senso che lo stocastico RSI è lo stocastico RSI, se mi usi un altro indicatore avrai altri valori, ok? Ricordo che, così riassunto, lo stocastico RSI è un indicatore che abbina il calcolo dello stocastico invece che al prezzo, lo esegue sul prezzo, sul valore dell'RSI, ok? Quindi l'RSI si calcola sul prezzo, dopodiché si fa il calcolo dello stocastico sui prezzi dell'RSI. Questa cosa dà vita a un indicatore particolarmente reattivo ed adatto appunto a essere utilizzato su bassi time frame per fare scalping. Addirittura ci sono due linee, no? La K e la D. La K è per essere visualizzata, per non dare un diagramma imbizzarrito, impossibile da gestire, è già una media dello stocastico applicato all'RSI. Dopodiché la D è a sua volta una media della K, ok? Il consiglio è quello di, se non c'è nella tua piattaforma dove operi direttamente, di fare semplicemente come facciamo noi, fai analisi su TradingView, che è il top per fare analisi, dove hai tutti gli indicatori dell'universo sviluppati e modificati e migliorati da una community di dimensione mondiale, ok? Molto intuitivo, semplice, facile, veloce e anche preciso, no? Quando si fa analisi proprio grafica sul grafico del prezzo. E poi operi sulla tua piattaforma esattamente come facciamo noi. Noi analizziamo su TradingView e operiamo su MetaTrader 4. Direi che per quanto mi riguarda è la soluzione migliore. Lascio il video in descrizione sia alla strategia di scalping alla quale fa riferimento Mauro Meloni, dove è spiegato tutto molto meglio. Qui ho fatto un riassunto dell'indicatore per capire di cosa stavamo parlando, e anche però alla guida di Spaghetti Forex su TradingView, così Mauro, se te la vuoi guardare, puoi già capire abbastanza bene di cosa stiamo parlando. Uno strumento potentissimo. Subito, altra domanda. Raffica, Walter Durante, ciao, fate corsi di trading in presenza? Ciao Walter, ti sembra incredibile, ma no, Spaghetti Forex e soprattutto io non faccio corsi di formazione, diciamo, di trading in presenza, ma neanche in assenza, nel senso che non vendiamo nessun genere di corso, strategia o insomma
formazione, è tutto gratuito. Ovviamente questo perché siamo, diciamo così, contrari al paradosso pagami che ti insegno come si fa a guadagnare. Trovi tutte le risposte alle domande, diciamo, più comuni per capire, insomma, questa dinamica, questa scuola di pensiero che abbiamo sposato sul sito web di Spaghetti Forex nella sezione FAQ, Frequently Asked Questions. C'è da dire che però posso capire benissimo chi si sente un po' il bisogno, no, di essere seguito, magari anche a pagamento, e soprattutto vedendo anche sessioni live di trading di un coach che ti segue, no, mentre tu fai trading e magari ti corregge, insomma, tante cose. E proprio per questo noi di Spaghetti Forex possiamo indicarti una persona che personalmente conosco da tanti anni, un mio amico, e posso dire che è molto valido come formatore e sicuramente, cosa importantissima, non è un fuffa guru. Sai benissimo, se ci segui, che ci sono questi personaggi, e oggi come oggi nel mondo del trading online è molto 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 facile per qualcuno che cerca un corso finire preda di personaggi che poi non ti lasciano veramente nulla. È molto difficile da parte di un allievo che magari non ha neanche tanta esperienza poter valutare un maestro ancora prima, no, di iniziare un percorso formativo. Ripeto, personalmente io non me la sento e sono contrario a questa dinamica. Capisco chi vuole intraprendere quella strada, per carità. Per questo abbiamo un nome che possiamo garantire, mano sul fuoco, che è validissimo. Se vuoi valutare o conoscerlo, per carità, non lo so, fate voi. Lascio il link al video dove lo presentiamo e spieghiamo tutto, anche la posizione di Spaghetti Forex nei confronti di tutta questa storia. E poi sul sito web puoi trovare la scheda tecnica a Pierluigi Bernardi e anche uno sconto che il buon Pierluigi ha messo a disposizione in segno di amicizia a tutti, diciamo così, i membri della community di Spaghetti Forex. Usando quello sconto avrai il 10% su qualsiasi servizio, non lo so, che deciderai, accordo, non lo so, che deciderai di prendere con Pierluigi. Vai nel sito e vedrai, già nella home page potrai trovare il link alla presentazione di Pierluigi Bernardi. Un saluto, Walter. Altra domanda, Giulio Tremonti. Buongiorno, nella strategia scalping, quando K raggiunge i minimi o i massimi, cioè 0 o 100, non è possibile utilizzare D come misura di paragone per le divergenze, posto che anche D non sia 0 o 100? Ciao Giulio, ovviamente ti riferisci all'indicatore stocastico RSI che utilizziamo per lo scalping con le divergenze su time frame molto bassi. Abbiamo già prima risposto a una domanda che parlava di questa strategia, quindi c'è già il link in descrizione a proposito del video che la descrive nel dettaglio. Adesso siamo su TradingView, euro dollaro M1 ovviamente, e ho segnato una situazione come quella che descrive il nostro Giulio. Allora, qui ci sono due picchi del prezzo e qui abbiamo, bisogna guardare i numerini qua, abbiamo 100 e 100, il numero blu, la linea blu, ovviamente sempre K. Allora, il discorso è questo: essendo che D è una media di K, vedi che spesso, per esempio qui, guardate sempre i numerini qua, vedi che spesso anche qui tutte e due arrivano a fine scala, cioè a 100. Per evitare queste situazioni, nel senso che capire cosa sta succedendo anche se le linee sono arrivate a fine scala, vale anche per lo 0 qua sotto qui, ok, cosa facciamo noi? Come spiegato nel video di approfondimento su questa strategia, lascio il link in descrizione anche di questo video, utilizziamo il MACD. Allora, adesso segniamo la divergenza, questa è una divergenza regolare, quindi il segnale poi era sell, ok? Questa è la divergenza, qui ovviamente la linea è pari perché è a 100 sia qui che qui, però il MACD ci conferma la divergenza. Qui si entra e poi, come vedi, si va a take profit. Spero che sia tutto chiaro, molto semplice, si usa il MACD come filtro
dello stocastico RSI e viceversa. Nel video comunque che ti ho lasciato in descrizione, tutto spiegato nel dettaglio. Un saluto. Bene ragazzi, siamo arrivati in fondo a questo primo, diciamo così, video della serie domande e risposte. Spero di essere stato veloce, è una cosa molto veloce. Adesso usciranno video a raffica perché sono arrivate un sacco di domande e dobbiamo dare un sacco di risposte. Spero anche che vi sia piaciuto. Vi aspetto nel sito web per inviarci le vostre domande e così che possiamo andare avanti sempre di più e sempre più velocemente anche con questa serie di video. Un saluto a tutti e buon trading.